Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi si parte finalmente con la vendemmia 2021. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine, iscrivetevi al canale, io non vi faccio perdere altro tempo e vi lascio al video. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. You can lift me off the ground. So we can fly ragazzi, si prosegue veramente bene, pieno di api, vespe, calabroni che girano intorno al rimorchio perché sentono l'odore dell'uva. Per adesso, come potete notare, direi un'ottima raccolta. For you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. E ragazzi, un po' un resoconto del raccolto. Direi ottimo. Oddio, no, no. Va bene, molta uva bianca, anche se non sembrava, ce n'è, ce n'è. Ce n'è, dai, per quest'anno il vino. Per quest'anno è finita. Boh. Dobbiamo fare il vino e basta. Ora, faremo poi il vino, usciranno dei video che riguarderanno questo argomento. E niente, adesso andiamo verso casa.
Ok ragazzi, come avete visto è stata un'ottima raccolta. Io sono tornato a casa proprio in questo momento, invece mio nonno è andato ovviamente verso casa sua. Vi devo dire che il video sarà diviso esattamente in due parti, infatti domani la sgraneremo nella sgranatrice e attraverso un tubo la raccoglieremo in un bidone gigantesco. Come detto in precedenza, questa sarà una serie dove ci saranno una serie di video che racconteranno la produzione del vino dalla vendemmia, come in questo caso, fino al prodotto finale, ovvero il vino pronto da bere. Detto questo, io per oggi vi saluto e ci vediamo domani, dove scaricheremo le cassette e successivamente sgraneremo l'uva. Ciao! Ok ragazzi, secondo giorno, ora mi sto dirigendo a casa di mio nonno per sgranare l'uva e successivamente raccoglierla nella cantina. Ci vediamo là. Ok ragazzi, eccomi qua, sto scendendo in cantina, ho appena misurato il posto e fa 18 babu, quindi siamo a posto. Prima avevo misurato il mosto dell'uva nera, ora ho misurato il mosto dell'uva bianca e siamo di nuovo sui 18 babu. Direi che si prosegue molto bene. Ok, abbiamo appena finito di lavare e ritirare la sgranatrice e tutti i vari tubi e teli. Abbiamo raccolto tutto il mosto in quel bidone che avete visto prima. Tra circa una settimana la travaseremo nel torchio e la pesteremo. E poi la travaseremo nuovamente e la metteremo nelle botti dove continuerà a fermentare. Poi dopo circa 15 giorni si fermerà. Cosa dire su questa vendemmia 2021? Ciao a tutti! Ma che ciao a tutti? Aspetta, rifai. Cosa dire invece sul discorso quantità? Poca quantità, però qualità. Misurando il grado zuccherino siamo arrivati sui 12 gradi alcolici in media. Mi aspettavo una produzione minore di uva bianca, invece è andata abbastanza bene.
Tutti i processi di cui abbiamo parlato in precedenza li vedrete nei prossimi video. Per non perdervi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Detto questo, in descrizione trovate i miei social, la mia attrezzatura e, come al solito, tutti i miei mezzi e attrezzi agricoli. Detto questo, noi vi salutiamo. Ciao! Ciao!